Ragazze, ricettina col cacao, meraviglia. Oggi sono così, sono un po' scema, più del solito. Ebbene sì, subitemi. Vi voglio fare, prima di tutto, ciao, benvenuti nel mio secondo canale. Questo è il mio secondo canale, quindi iscrivetevi perché qua trovate tante ricettine buone, sane, leggere. Nei prossimi giorni farò un nuovo cosa mangio un giorno aggiornato sulla mia, con la mia dieta. Quindi seguitemi. E adesso voglio far vedere una cosa che io faccio praticamente sempre. Penso di avervi fatto vedere in qualche ricetta o in qualche vlog sul mio primo canale, ma me lo richiedete in tantissime, quindi ho pensato di fare un video proprio dedicato, così che lo potete trovare tutti, perché molto spesso le cose ve le perdete giustamente comunque facendo centinaia di migliaia di video. E quindi ho pensato di farvi vedere la mia cremina al cioccolato, che praticamente è una alternativa alla crema spalmabile al cioccolato, al cioccolato stesso, perché comunque non è fatta col cioccolato, cioè proprio praticamente senza zuccheri e senza grassi, perché comunque il cacao ovviamente ha pochissimi grassi rispetto al cioccolato, alla barretta. Quindi magari voi invece di sfondere la cioccolata potete utilizzare questa ricettina, potete spalmarla sui pancake, sulle fette biscottate, sullo yogurt. Mi piace tantissimo, è quella che voi vedete sempre che io metto sullo yogurt. Mi piace, adesso vi faccio vedere proprio quella composizione qua là per lo yogurt. Insomma, potete metterla sui biscotti, potete farci quello che volete. È proprio quando voi avete voglia di cioccolato però volete stare leggeri con i grassi, quindi è super light, senza grassi, buona buona. Quindi iniziamo subito. Ovviamente vi occorre il cacao, che ha un profumo buonissimo, io lo adoro il cacao. Allora, è molto semplice: in una tazza, una ciotolina o qualsiasi cosa, io vado a versare il cacao. Metto, poi ci aggiungo la tuvia, che è dolcificante zero calorie, oppure potete aggiungere un altro dolcificante a vostro piacere, o un sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, anche un po' di zucchero di canna. Vi consiglio di metterlo adesso perché così diventa poi più facile fare la cremina. Truvia, io mi trovo bene con queste quantità, poi ovviamente sono, le potete anche modificare. Adesso io ci dovrei mettere il latte di soia, lo faccio sempre con latte di soia o latte di mandorla o latte di riso o latte vegetale, però poi che mi è finito ci metterò l'acqua, appunto per farvi vedere che anche con l'acqua va bene. Vi sembrerà all'inizio che è poca l'acqua, ma voi abbiate fede e mescolate, poi nel caso la aggiungete dopo, però mescolate prima bene bene tutto. Ed eccola qua la mia cremina, guardate che bella densità. A me piace così, molto densa, che ma proprio una crema, una mousse al cioccolato, troppo buona, super densa. Anche la dolcezza mi piace così, però se volete magari farla più dolce aggiungete più dolcificante, oppure anche un po' di miele potreste mettere, ovviamente diventa più calorica, questa così è praticamente zero grassi e zero zuccheri, se non quei pochi grassi del cacao. E poi se la volete più densa aggiungete un po' più di cacao, se la volete meno densa aggiungete un po' più di acqua. Alla fine questo è tutto, quindi potete anche modificarla, troppo bella. E adesso potete condirci i pancake, lo yogurt, vi faccio vedere.